Vediamo adesso un esempio che spiega il senso intuitivo di fare queste differenze, quindi l'energia potenziale in A meno quella in B, e per trovare il lavoro che fa la forza tra A e B, per esempio. È come se noi abbiamo un corriere che quindi per lavoro trasporta dei pacchi e riceve dei soldi in base al punto di partenza e il punto d'arrivo. Ma il tragitto non conta. Per esempio, immaginiamo che A sia Tolentino e B sia Macerata, e io incarico il corriere di portare un pacco da Tolentino a Macerata e gli dico: io ti do 10 euro per questo lavoro che tu fai. E lui mi chiede: ma se io passo per Perugia è uguale, sono sempre 10 euro? Certo, passa dove pare, che me importa dove passi, basta che tu mi porti il pacco da Tolentino a Macerata, poi dove passi non mi importa niente. Ecco che il percorso non conta, io posso passare anche per Napoli o per Firenze, l'importante è il punto di partenza e il punto d'arrivo, Tolentino, Macerata, e la corsa è sempre 10 euro, qualsiasi sia il percorso scelto. E per calcolare questo lavoro magari esiste un tariffario. Qui ci sono le varie località. Io ho immaginato Fabriá, Castelraimondo, San Severì, Tulindì, Macerata, Morovalle e Citanò. Questi valori in euro colorati in verde sarebbe l'energia potenziale, che a Fabriá vale 50 euro, a Castelraimondo 30 euro e così via. Se io voglio sapere quanto costa un pacco per trasportarlo da Tulindì a Macerata, in questo esempio io devo fare il valore a Tulindì, 0 euro, meno il valore a Macerata, quindi 0 meno 15, 15 euro. L'esempio è diverso da prima, prima avevo detto 10 euro, Tulindì Macerata, ma qui è 15 euro. Quindi quanto costa spedire un pacco da Tulindì a Macerata? 15 euro. Come l'ho calcolato? Ho preso il tariffario, ho fatto la differenza tra l'energia potenziale a Tulindì meno l'energia potenziale a Macerata, 0 meno 15, 15 euro. E se io invece voglio spedire da Tulindì a Morrovalle, è uguale, faccio il valore all'inizio, 0 meno 35, quindi meno il valore finale, più 35 euro. Morrovalle potrebbe essere C, Tulindì, Morrovalle, qui è 25 euro, qua è 35, va bene. E questa cosa vale per tutte le combinazioni. Per esempio, da Castelraimondo a San Severì, quanto costa spedire un pacco? Basta che io prendo il valore a Castelraimondo, 30 euro, meno San Severì, 20, 30, meno 20, 10. Da San Severì a Citanò devo fare 20 meno 45, quindi 20 più 45, 65 euro. Questo è il concetto di energia potenziale, fatto in questa analogia così un po' buffa. Se io voglio sapere il lavoro che fa una forza conservativa quando sposta un oggetto da un punto a un altro, non c'è bisogno che veramente faccia il calcolo del lavoro. Basta che io prendo l'energia potenziale all'inizio, 20 joule, per esempio, e faccio meno l'energia potenziale alla fine, dove l'energia potenziale vale, per esempio, meno 45 joule. Quindi 20 joule meno 45 joule più 65 joule. E questo è il lavoro calcolato con questa formula, con la meno variazione dell'energia potenziale, valore alla fine, all'inizio meno valore alla fine. Se io inverto il percorso, per esempio da Citanò a San Severì, devo fare meno 45 meno 20 e ottengo meno 65, giustamente, perché avendo invertito il percorso il lavoro cambia segno. Quindi da San Severì a Citanò lavoro motore, da Citanò a San Severì lavoro resistente.